molte delle cause di questo ritardo nell'avanzamento delle realizzazioni della spesa sono, ma questo non lo dico io, lo dite prevalentemente voi e i GAL con cui siamo in contatto, sono determinati da difficoltà nella gestione. Allora noi, ovviamente senza che questa sia necessariamente l'unica chiave di lettura di questi ritardi, abbiamo però immaginato di introdurre questo lavoro e i lavori poi dei gruppi partendo da una considerazione. Ci sono delle novità, in realtà apparentemente sono novità, molte ce le stiamo dicendo anche da anni. La relazione della Corte dei Conti è stata citata anche prima, e poi il nuovo regolamento 65 che introduce l'articolo 28 settis, che è forse una delle poche occasioni nelle quali la Commissione si ricorda di normare in modo molto specifico l'approccio libero. Allora, la Corte dei Conti, sostanzialmente io ho tratto un po' di suggerimenti e indicazioni che dà la Corte dei Conti, alcune delle quali tra l'altro stanno producendo anche degli effetti normativi. Mi diceva proprio poco fa Valentina Spinelli che oggi è stato approvato sono state approvate le modifiche al regolamento 1974 che voi avete avuto la possibilità di conoscere, di discutere, negoziare con il Ministero e con la Commissione nei mesi scorsi, e che introduce tra l'altro un paio di elementi normativi specifici sull'asse 4. Allora, la Commissione sostanzialmente tiene conto e sollecita intanto a tenere conto dei rischi che sono connessi all'attuazione dell'approccio leader, solleva una questione relativa alla trasparenza delle procedure che vengono adottate dai GAL e soprattutto al fatto che non viene garantito talvolta un processo decisionale obiettivo e esente da conflitti di interesse. E infine, questa la leggo, gli Stati membri dovrebbero richiedere ai GAL di render conto della realizzazione degli obiettivi della strategia locale e il conseguimento di un valore aggiunto tramite l'approccio leader, nonché l'efficienza della spesa. Allora, questo è, diciamo, un materiale su cui lavorare per migliorare la gestione. In qualche modo queste indicazioni sono anche state tradotte nelle nuove linee guida che sono state adottate sono in discussione, sono state proposte dalla Commissione europea, e abbiamo poi invece un aspetto regolamentare. Al di là delle novità cui ho appena fatto cenno relative al 1974, la nuova articolazione del regolamento sui controlli, il 65 del 2011, che ha abrogato il vecchio 1975, definisce in un articolo specifico in linea di massima alcuni aspetti legati alle procedure da seguire nell'ambito dell'approccio leader. Per prima cosa dice che gli Stati membri dovrebbero adottare un sistema di supervisione dei GAL, e poi fa due precisazioni a proposito della possibilità che i GAL hanno di intervenire, di fare controlli sulle domande di pagamento. In questo caso dovrebbe lo Stato membro verificare il possesso della capacità amministrativa e finanziaria, organizzativa, insomma, che i GAL hanno nello sviluppare queste attività di controllo. E sempre in caso di delega sono necessari ulteriori controlli regolari sull'operato di GAL. Allora, queste sono cose che vengono già dette dal regolamento, in qualche modo danno anche delle soluzioni. Ora, dal confronto con molti di voi, spesso alcuni di questi temi non sono stati adeguatamente sviluppati, e quindi forse è il caso di aprire una riflessione su questi temi. Allora, tutto questo sistema di supervisione sostanzialmente è finalizzato al perseguimento di determinati obiettivi, offrendo tra l'altro degli strumenti. Allora, garantire correttezza e trasparenza nelle procedure di selezione. Abbiamo anche, diciamo, una sorta di strumento che è la consultazione in comitato di sorveglianza sui criteri di selezione che vengono adottati, non solo ovviamente dai GAL, anche dalle autorità di gestione per le misure PSR.
accertare la regolarità della spesa, e qui c'è tutta una procedura, una serie di indicazioni normative su come si, quali sono gli obiettivi dei controlli tecnico-amministrativi, la rigorosità e efficacia dei sistemi di controlli, anche qui analisi del rischio e controlli in loco, però in realtà c'è uno spazio vuoto che non è regolato su cui riflettere, e cioè assicurare che l'approccio leader sia efficiente, in grado di rendere visibili i risultati conseguiti e in grado di dimostrare il proprio valore aggiunto, che in qualche modo è un po' il tema che è stato trattato da Carlo poco fa. Ora, questo cosa significa? Che il sistema di supervisione, così come è stato immaginato nel regolamento e così come è stato in qualche modo implementato dalle autorità di gestione e dagli organismi pagatori, si concentra molto sulle attività di controllo, di cui vedete una, diciamo, una sintesi schematica delle fasi principali, però questi sistemi di controllo si riferiscono esclusivamente alle domande, domande di aiuto e domande di pagamento. In realtà il sistema di supervisione è qualcosa di molto più ampio, che prevede anche altre, soprattutto nel caso dell'approccio leader, altre attività che non sono necessariamente legate ad attività di controllo, possono anche essere rappresentate da attività di supporto e di assistenza che le autorità di gestione possono sviluppare a favore dei GAL. Io ho immaginato, diciamo, due aree su cui ragionare. La prima riguarda il processo di selezione dei beneficiari, in realtà anche sulla selezione dei fornitori il discorso non cambia molto. Il regolamento ci dice adottare procedure trasparenti. La domanda, le domande che ci dobbiamo porre è se i bandi sono stati in qualche modo scritti in modo coerente con, ovviamente con le norme, ma anche con gli obiettivi del PSR e dei piani di sviluppo locale, e se sono state trovate adeguate forme di pubblicizzazione che in qualche modo soddisfano queste esigenze, questi principi di trasparenza. E aggiungiamo anche di recente, dal punto di vista del nuovo quadro normativo, se il processo decisionale è rispettoso dei principi di leadership. Sapete bene, è emersa una questione, cioè il processo decisionale dovrebbe garantire, nell'ambito delle decisioni relative alla selezione dei beneficiari, il rispetto di quel principio secondo il quale la componente privata deve essere maggioritaria nell'ambito dell'organo decisionale del GAL, anche in occasione delle decisioni che riguardano la selezione dei progetti. Allora, su questo probabilmente sarà necessario anche sviluppare degli ulteriori controlli. Non si può mettere una norma se poi non si verifica se essa è stata effettivamente seguita, e quindi da questo punto di vista le autorità di gestione dovrebbero attrezzarsi per in qualche modo garantire il rispetto di questo principio. Dopodiché abbiamo anche una serie di domande riguardo alle attività di controllo, che riguardano prevalentemente aspetti di natura organizzativa. Tutte le norme che riguardano i controlli sulle domande di aiuto di pagamento non si pongono una serie di domande, diciamo, non assolvono una serie di bisogni. È garantita intanto la segregazione delle funzioni tra i vari soggetti che intervengono nel processo, i compiti e le funzioni dei vari soggetti, siano essi all'interno del GAL, sia organismo pagatore e o autorità di gestione, sono adeguatamente definiti e in qualche modo disciplinati. Queste sono attività che poi ovviamente sono situazioni che ovviamente devono poi essere oggetto di una verifica sul funzionamento di tutto il meccanismo del processo, della procedura che attiene alle domande di aiuto e di pagamento. E poi ci sono una serie di questioni di natura trasversale, la prima delle quali riguarda i conflitti di interesse. Quali forme di verifica le autorità di gestione hanno messo in piedi o intendono mettere in piedi per verificare che non vi sia l'insorgenza di conflitti di interesse nell'intero processo che porta alla realizzazione di interventi, alla spesa finale? Le risorse umane che sono dedicate a queste attività sono sufficienti numericamente ma anche adeguatamente formate? E soprattutto i sistemi informativi di cui le regioni si sono dotati soddisfano le esigenze di controllo, sono efficaci, sono efficienti?